Assessore Terzi, oggi si parla di energie rinnovabili, c'è un termine il 2030 entro il quale si vorrebbe ridurre le emissioni di circa il 40%. La Lombardia già si è mossa con il PER, il piano appunto di energia regionale. Sì, la Lombardia si è mossa da tempo, è quasi un paio d'anni che stiamo lavorando sul PER, sul piano energetico ambientale per la regione appunto Lombardia. Dovrebbe arrivare a conclusione tutto l'iter entro giugno, quindi entro l'estate. Siamo alla fase delle consultazioni e del confronto con tutti i portatori di interesse. Gli obiettivi che ci siamo dati sono obiettivi importanti, sfidanti, ma sappiamo, siamo convinti di poterli raggiungere, poiché già in qualche modo impari rispetto a quelli che ci eravamo posti per il 2012. L'obiettivo che è stato assegnato alla Regione Lombardia è l'11,3 di produzione di energia attraverso fonti energetiche rinnovabili. Siamo comunque a buon punto, devo dire che tutti quelli che sono stati anche gli incentivi e comunque il fattore educazione portato avanti dalla Regione Lombardia negli anni passati ha ripagato molto. Nel frattempo sono già partite delle sperimentazioni, per esempio la cellula idrogeno che è stata appena sperimentata alla Villa Reale di Monza, e ci sono queste e anche altri, ci fa qualche esempio? Ma guardi, in effetti ci sono tanti studi, tante appunto sperimentazioni. Oggi parleremo magari anche di quelle che possono, che sono state quelle che sono appunto le ricerche e le innovazioni, che tra l'altro è uno dei punti forti del programma del presidente Maroni. Bisogna certo andare avanti, nel senso che le tecnologie si evolvono talmente alla svelta che probabilmente quello che oggi è un'innovazione domani è già qualcosa di superato. La sfida più importante che abbiamo davanti è quella di coniugare appunto la possibilità di produrre energia da fonti rinnovabili con le fonti fossili. Questa sembra una cosa semplice sulla carta, ma è di difficile realizzazione, e convegni appunto come quelli di oggi, e quindi le smart grid, la discussione sulle smart grids va proprio in questa direzione. Qual è l'energia rinnovabile più adeguata alla regione Lombardia? Beh, senza dubbio abbiamo puntato moltissimo sul fotovoltaico, anche e soprattutto appunto come dicevo prima, proprio per quelli che erano gli incentivi e il sostegno economico dato rispetto a questa. Non possiamo contare per esempio sull'eolico rispetto ad altre regioni dello Stato italiano, ma abbiamo una fonte soprattutto che è quella dell'acqua, quindi l'energia da fonte dalla produzione idroelettrica. Parteciperà anche ad un convegno in cui si parlerà di amianto. Che punto siamo nel contrasto invece di questo fenomeno? Beh, allora, il censimento è andato molto bene, nel senso che insomma, spontaneamente hanno dichiarato la presenza di amianto un numero importante di soggetti, e si è più che raddoppiata insomma, la certificazione insomma, rispetto alla presenza di amianto in strutture pubbliche o private negli ultimi 2 anni. Ora, abbiamo smaltito però solo circa il 12% dell'amianto presente, con la precisazione che non tutto l'amianto è pericoloso solo l'amianto che si sgretola e che si sfalda, perché questo è quello che può essere inalato. Quindi con questa precisazione stiamo andando avanti a passi lenti, molto lenti, perché effettivamente gli interventi sono abbastanza costosi. Negli anni passati in particolare chi ha potuto ha deciso di contare per esempio sulla sostituzione dei tetti utilizzando anche gli incentivi per il fotovoltaico ci ha dato una mano a raggiungere questo risultato del meno 12% di amianto. Il problema che ci dobbiamo porre adesso è A, lo stoccaggio, e B, dove mettere l'amianto che togliamo dai nostri tetti. Su questo bisognerà comunque partire con una discussione importante.